Vi racconto un po' chi sono io molto rapidamente per chi non mi conosce. Dal punto di vista della mia esperienza, vengo dal mondo della programmazione, ho iniziato a programmare da molto giovane. Già a 14-15 anni facevo le mie prime applicazioni anche di intelligenza artificiale. Questa è una passione che ho mantenuto poi nel tempo. E in questo momento mi occupo essenzialmente di piattaforme di robotica e di intelligenza artificiale e anche di sviluppi di sistemi di blockchain all'interno di queste piattaforme. Diciamo che l'idea dell'uso delle blockchain all'interno di queste piattaforme è nata in un'ottica di trovare una soluzione per monetizzare dei servizi in modo semplice ed efficace, dove le prime esperienze con il mondo degli smart contract e il mondo, diciamo, della tecnologia della blockchain le ho applicate in ambito di notarizzazione, specialmente nell'ottica di certificazione di processi. In particolare di eventi particolari all'interno di sale radio o comunque centrali operative di comando e controllo nel mondo della sicurezza. Da lì poi abbiamo fatto un po' di altre esperienze e altre esperienze degne di nota, sempre nell'ottica degli smart contract, che però qua non si aggiorna la pagina. Le abbiamo fatte nell'ottica di creare diciamo, dei token per il billing all'interno degli smart parking. Lo smart parking è un'applicazione dove con una telecamera inquadri un'area, quest'area contiene degli stalli di parcheggio e il sistema semplicemente con una telecamera collegata in quota è in grado di riconoscere quali sono i parcheggi occupati, quali sono i parcheggi liberi e essenzialmente l'idea è stata quella di collegare il concetto del token prepagato, al concetto di smart parking fatti con sistemi appunto basati sulle blockchain. E qui abbiamo fatto alcuni esperimenti, alcune esperienze interessanti dove abbiamo pian piano imparato ad usare queste tecnologie. Quindi notarizzazioni e tokenizzazione per fare applicazioni in ottica smart city, in particolare nel mondo dello smart parking. Il mondo, diciamo, della blockchain l'ho conosciuto e l'ho studiato prima partendo un po' come tutti dal mondo Bitcoin. E dal mondo diciamo dei full node dei Bitcoin, già era un tema che avevamo introdotto essenzialmente in passato, nei passati episodi. La cosa che diciamo io in passato avevo approfondito di più erano le tematiche proprio del codice sorgente del full node di Bitcoin, quindi entrando all'interno del codice che è disponibile sul Git e analizzando come effettivamente la rete Bitcoin funzionasse. Sicuramente una rete molto interessante, sicuramente tutto il tema del proof of work ad un certo punto, parliamo del 2017-2016, aveva attivato una serie di interesse sul tema del mining, che appunto nell'ultima puntata avevamo approfondito con Dino, e io in questo caso avevo fatto anche tutta una serie di studi sul tema del mining di più monete, dell'auto switch tra algoritmi che consentissero in qualche modo di andare su monete più profittevoli rispetto ad altre per migliorare la performance del mining. E di qui tutta una serie di implementazioni, di analisi e di studi a livello di quelle che erano le prime blockchain che sono nate, che sono comparse. Quindi Bitcoin, poi Monero, Ethereum sicuramente, Tether e poi tutti i fork di Bitcoin. Una cosa molto interessante che era diciamo curiosa che ad un certo punto diversi progetti come che so, il Bitcoin Gold iniziavano a modificare i
progetti originali di Bitcoin per creare dei progetti derivati, dei fork derivati, che prendevano di base la catena della blockchain di Bitcoin, facevano un fork, quindi cosa vuol dire? Creavano una copia di quella catena e chi all'ora zero, diciamo nel momento in cui si andava a fare questo fork, aveva dei Bitcoin, praticamente otteneva anche dei Bitcoin Gold o delle altre tipologie di Bitcoin che stavano nascendo. E questo praticamente consentiva di duplicare virtualmente il proprio denaro, che poi una volta andato sulle varie piattaforme CeFi di scambio di questi token, venivano valorizzati a valore di mercato e potevano essere scambiati. Quindi il concetto del fork era un concetto che ha fatto guadagnare monetine a diverse persone, sempre nell'ottica del full node. Qua stiamo parlando del 2017 e del 2018, prima che tutto il mondo della DeFi basata su smart contract prendesse piede. Vi sto raccontando queste cose per capire cosa succedeva prima e cosa sta succedendo invece adesso. Ovviamente queste blockchain erano blockchain totalmente slegate tra loro, quindi non erano collegate, e soltanto con diciamo degli exchange tipo Coinbase piuttosto che Binance, che sono i più famosi, si potevano scambiare queste monete tra di loro con delle logiche di provider di liquidità centralizzati che facevano questi tipi di scambi essenzialmente. Ecco, da questo punto di vista c'è qualcuno che ha vissuto tra di voi questi momenti, se li ricorda, e vuol raccontare qualcosa, giusto perché secondo me è un momento molto molto importante per capire proprio tutta un'evoluzione che si è creata poi dopo all'interno di questo mondo. Come ho detto, qui interrogavo. Beh, sicuramente mi viene da dire che ho scoperto tutto questo pianeta sommerso, grazie a Roberto che sta raccontando a tutti voi, queste cose ormai 5-6 anni fa, quando abbiamo comprato una macchina un po' particolare con 6 schede video che vi ho fatto vedere nella presentazione precedente, e il bello, la cosa più affascinante è che l'abbiamo usata per fare un sacco di cose. Quindi non solo esattamente andare a sperimentare quello che può essere la rete Ethereum per la notarizzazione del dato, ma proprio anche per fare quello che ci ha fatto vedere Roberto prima, quindi un po' di computer vision e soprattutto i modelli 3D degli edifici acquisiti da fotografie fatte con il drone, che è il motivo principe per cui è stato acquistato quell'oggetto. Quell'oggetto, infatti. Quindi la versatilità di uno strumento di questo genere è, secondo me, un fattore chiave, perché hai fatto proprio bene a introdurre un ecosistema che si contamina l'uno con l'altro e proprio per questo motivo diventa estremamente interessante. I parcheggi che hai fatto vedere, che si avvalgono della blockchain, che sfruttano la visione artificiale, cioè è una cosa gasante in un modo incredibile, a mio avviso. Sì, assolutamente vero, perché le stesse GPU che si usano per fare computer vision sono le stesse che si usano per fare proof of work e minare criptovalute, che poi possono essere criptovalute come il Bitcoin piuttosto che l'Ethereum, piuttosto che ci sono metodi, come dicevamo, in iSash per mettere a disposizione potenza di calcolo e fare rent di questa potenza di calcolo. Infatti, una delle attività principali che si faceva ad un certo punto era quello di tenere d'occhio i vari forum e dire: caspita, sta per uscire la monetina Ravencoin. Un giorno uno mi chiama e mi dice: no, c'è Ravencoin che sta per uscire, ho bisogno di minarne un casino perché poi dopo avrà questo valore una volta che si piazzerà sul mercato. Quindi c'era tutto un mondo molto agitato che cercava queste monetine da andare a minare per poi dopo sugli exchange andare a convertirle in dollari e venderle essenzialmente. Quindi il famoso dump and pump o pump and dump essenzialmente su queste monete. E quindi questi ecosistemi, un po' come in tutte le bolle,
nascono, diciamo, da tutta una serie di esperienze che hanno costruito questi ecosistemi. Ovviamente chi ha scritto i primi codici di Bitcoin e di Ethereum hanno seguito questa evoluzione e hanno cercato di dare delle risposte a questa evoluzione. Ecco, queste sono le famose macchine di cui parlava prima Dino. Quindi si facevano questi rack con tante schede, perché non esistevano ancora le 3090, ma solo le 1070, e riuscivamo a fare 25 megahash per ogni scheda. Quindi una macchinetta di quel genere poteva arrivare fino a un centinaio di megahash, quindi avere una produttività di circa 7 dollari al giorno. Che sembrano pochi, ma poi se tu le fai funzionare tutti i giorni per 365 giorni all'anno e ne metti giù tante di queste macchine, qualcosa porti a casa, essenzialmente. Addirittura ad un certo punto c'è chi ha iniziato a parlare di container da trasportare in aereo in giro per il mondo dove l'energia costava poco e hanno fatto delle cose incredibili costruendo o millantando di costruire, diciamo, questi shelter pieni di schede che andavano, diciamo, a produrre un certo quantitativo di criptovalute. Questa cosa la introduco per, diciamo, entrare un po' nel merito di quello che poi è successo a livello, diciamo, di ICO, che era uno degli altri temi che abbiamo in qualche modo trattato. Diciamo, in queste ICO l'obiettivo appunto era quello di riuscire a fare diciamo, delle campagne di crowdfunding finanziario, ovviamente assolutamente fuori da tutte le normative, perché ancora si stavano consolidando queste normative per il crowdfunding, per raccogliere attraverso le criptovalute capitali per finanziare dei progetti innovativi. Questi progetti innovativi, diciamo, avevano diversi obiettivi, diversi scopi e finanziavano cose come appunto questo concetto di questi shelter di criptovalute. Ad un certo punto, sempre in quel periodo, diciamo, ormai era diventata consuetudine andare a costruire queste ICO creando dei white paper dove si definivano tutte le varie funzionalità, tutti i vari obiettivi di queste società costruite intorno alle criptovalute per chiedere dei fondi per poter realizzare queste start-up nel mondo, diciamo, delle criptovalute. Una delle cose interessanti, appunto, è che proprio nella definizione di queste criptovalute, quello che nasce è il concetto dell'utilizzo dello smart contract per creare quelle che poi anche oggi, no, si chiamano DAO e sono, diciamo, delle logiche di governo di queste startup basate interamente sulla parte di smart contract, soprattutto per la parte di voting, quindi la possibilità di avere una sorta di consiglio di amministrazione di queste startup che si riuniva, che decideva che cosa si voleva fare, che cosa si doveva approvare in questo consiglio di amministrazione e quali erano le funzionalità da favorire nello sviluppo e le priorità da implementare nello sviluppo di questa startup. La cosa incredibile è appunto che tutto questo ecosistema si basava ovviamente su una logica DAO, su una logica di smart contract che aveva sempre alla base un token e questo token veniva in qualche modo prodotto attraverso un liquidity pool che andava a portare dei fondi, quindi dei fondi dal mondo reale sul mondo cripto, vendendo, diciamo, come controvalore di diciamo una quota in dollari del token, una parte di società attraverso questo token, che era un po' una logica, come se fosse uno stock, come se fosse un'azione della startup che si andava a costituire. E qui la comparsa appunto delle prime DAO basate su smart contract e basate proprio su questi token, che sono un po' il tema di oggi. Quindi io
in un certo modo volevo introdurre il senso che sta attorno alla creazione di questi token e la motivazione per cui questi token, in particolare noi vedremo le RC20, che già è un'evoluzione importante del mondo dei token, nel mondo degli smart contract, delle DAO e poi anche della DeFi, effettivamente nascevano e con che funzione inizialmente venivano impiegati. Quindi un token corrispondeva a grandi linee a quello che è un'azione in una società di quelle tradizionali. C'erano tutta poi una serie di problematiche che però iniziavano ad emergere, nel senso che uno dei problemi principali delle ICO nel primo periodo, dove addirittura ci sono state tutta una serie di problematiche legali, e qui in Svizzera, la Svizzera è partita un po' prima a regolamentare le ICO perché potessero essere effettivamente costituite, era sicuramente quella del riconoscimento di chi, diciamo, costruiva queste ICO e chi effettivamente contribuiva. Con il riconoscimento delle persone, il KYC, quindi il riconoscimento della persona, le sue generalità, per evitare tutta una logica di frodi di mercato e di truffe che potevano avvenire all'interno di questo mondo, che era assolutamente deregolamentato e quindi non era sicuro che effettivamente ci fossero dietro a delle ICO, delle intenzioni serie di poi costituire un'azienda che diventasse poi produttiva nel tempo e portasse dei risultati concreti. Questa logica di trasparenza, diciamo che oggi diventa un po' fondamentale proprio nel mondo DeFi, quindi nel mondo della finanza decentralizzata, su cui l'ecosistema degli smart contract garantisce oggi che effettivamente questi progetti di nuova generazione abbiano un senso sia dal punto di vista, diciamo, del fine del progetto, quindi del protocollo che viene implementato, che della trasparenza in qualche modo, degli interlocutori che intervengono all'interno, diciamo, di questo mondo per portare della liquidità che consente poi a questi protocolli di muoversi e di funzionare. Se avete qualche domanda, mi fermo un attimo, se volete precisare qualche cosa. Ecco, questa è una descrizione molto introduttiva, molto veloce, ci sarebbe da approfondire moltissimo, però preferisco, diciamo, dare giusto un'infarinatura a chi non ha mai sentito parlare di queste cose. Ecco, non so se avete qualche domanda. Volete sottolineare qualche aspetto? Ditemi pure. Tutto chiarissimo allora. Sapevate già tutto. Mi sentite? Ti sentiamo forte e chiaro, per me ok. Ok. Sentiamo benissimo. Va bene, perfetto. Allora, ecco, iniziamo ad introdurre un tema. Che è molto importante e che veramente fa la differenza tra il mondo prima del diciamo 2018-2019 e il mondo attuale, che è quello diciamo della finanza decentralizzata su blockchain rispetto alla finanza centralizzata su blockchain. Prima del 2000 e 2018-2019, quello che era comune trovare nel mondo delle blockchain erano sicuramente dei portali centralizzati dove uno poteva accedere, registrarsi o anche non registrarsi, in qualche modo aveva un identificativo e lì poteva comperare dando come controvalore della moneta fiat, quindi dei dollari o degli euro, dei Bitcoin o degli Ethereum o qualcuna delle diciamo prime monete alternative a queste due cripto. Questi diciamo questi portali li identifichiamo come
i portali del mondo della CeFi, quindi della finanza centralizzata. La differenza principale con il mondo della DeFi è che a tutti gli effetti, rispetto ai primi portali, il mondo della finanza decentralizzata è legato soltanto a degli wallet, sempre diciamo legati al diciamo all'utente che si collega a quei portali, che viene identificato tramite degli wallet, entra direttamente sugli smart contract e non ha bisogno di registrarsi in nessun portale. Quindi chi vuole usare dei protocolli e dei progetti di finanza decentralizzata non ha bisogno di entrare su un portale tipo Coinbase piuttosto che Binance e farci qualcosa dentro. Semplicemente accede ad un indirizzo dove è disponibile questo software decentralizzato, che ha un'interfaccia web e che sotto questa interfaccia web trova spazio uno smart contract che risponde a determinate logiche applicative che sono state implementate. Le principali diciamo differenze sono legate a questi punti che ho sottolineato in questo schema. Quindi la custodia dei fondi nel caso della DeFi è legata essenzialmente all'utente, è l'utente che decide tutto di questa custodia, mentre nel caso della CeFi è il software proprietario che c'è nel portale che si occupa di gestire la custodia di questi fondi. Quindi nel caso della DeFi è proprio la blockchain, come è stata scritta, come è stata fatta, come è stato fatto il wallet, che ti garantisce che i tuoi fondi non vengano rubati da un hacker. Nel caso della CeFi invece sono tutte le procedure di sicurezza che vengono implementate e che ti garantiscono questa sicurezza. A livello diciamo della sicurezza, l'altro tema è che se c'è una vulnerabilità del portale, il rischio è quello che all'interno di quel portale, all'interno di Coinbase o di Binance, si perdano dei fondi, perché tante volte all'interno di quei portali non c'è una logica di blockchain che gestisce i vari wallet degli utenti, ma c'è un unico wallet su cui attraverso dei sistemi di database relazionali piuttosto classici vengono suddivisi i patrimoni. E questa è una grave vulnerabilità che esisteva specialmente, diciamo, nei primi sistemi che erano molto carenti dal punto di sicurezza. Infatti ci sono state attività di hacking enormi rispetto a tantissimi portali negli anni, proprio a causa di questa vulnerabilità nella sicurezza. La sicurezza nella DeFi invece è garantita, come dicevo, dalla scrittura dello smart contract. Infatti su quello vengono fatti degli audit e va fatto uno studio proprio dei codici sorgenti, che a differenza, diciamo, del mondo della CeFi esistono. Il codice sorgente di come è fatto uno smart contract su cui tu vai a lavorare nella DeFi esiste, di un portale CeFi non esiste, e questo è un altro tema molto molto delicato. I servizi disponibili sono bene o male gli stessi, al netto della possibilità di fare una trasformazione diretta dal mondo delle cripto al mondo delle monete classiche, delle fiat, come i dollari o gli euro. Quindi diciamo che non ha grandi limiti il mondo della DeFi oggi, se non appunto questo della conversione. In alcuni wallet è integrata però questa conversione, tipo in MetaMask, e questa cosa consente di fare attraverso il wallet l'acquisto, ad esempio, di criptovalute, cosa che prima si poteva fare soltanto sul portale di Coinbase o di Binance o di Kraken o di tanti altri che adesso non mi ricordo, erano veramente tantissimi agli inizi. L'altra cosa importante è la differenza, che per certi versi è quasi un limite rispetto alla regolamentazione, per altri è anche un vantaggio, è che un sistema DeFi non richiede il riconoscimento dell'utente. Cioè non lo richiede, nel senso che tu basta che hai un wallet con il tuo indirizzo
è presente sulla blockchain, ma tu non devi entrare, inserire la user, la password e tutte quelle dinamiche di protezione classica che invece vengono fatte sui portali CeFi. Ovviamente qui il fattore di rischio, come dicevo prima, è legato molto agli aspetti di scrittura di questi smart contract. E qui ci si possono aprire diverse parentesi, e poi entreremo più nel merito appunto di questi smart contract e cercheremo di capire anche come sono fatti, che funzionalità hanno, che funzionalità espongono e quali sono gli standard che implementano, perché ci sono tutta una serie di librerie implementate proprio per garantire la sicurezza. Attualmente il market cap è di circa 16 miliardi sul 16 billion sul sul market cap dei DeFi e circa 324 billion sul mondo delle CeFi. Questo perché sono nate un po' prima, i mondi decentralizzati stanno crescendo in questo periodo e si diciamo ci sono comunque delle evoluzioni che stanno portando molto capitale proprio anche nel mondo delle DeFi. L'altra cosa è che non esiste un customer service vero e proprio nel mondo DeFi, mentre invece sul CeFi esiste. Esistono i gruppi su Discord piuttosto che su Telegram, sono molto scammati, cioè bisogna anche capire se stai parlando con un operatore che supporta il progetto oppure con uno che vuole fregarti i soldi, ed è molto più facile che sia uno che vuole fregarti i soldi piuttosto che un operatore che sta lavorando sul progetto. Secondo me la cosa più bella e più importante, perché sono un programmatore, è che questo mondo delle DeFi è totalmente open source e questo ci dà una possibilità incredibile di imparare tantissime cose da chi ha scritto i protocolli che stanno mettendo online in questo momento. C'è qualche domanda su questo tema? Qualcosa che non si è capito? È chiara la differenza? Avete avuto già esperienza dell'uso dell'una e dell'altra? Dite pure sì, no, forse. Mi stupisce l'enormità di differenza di market cap. Sì, è importante questa differenza, ma proprio perché la DeFi in realtà parte da circa un anno e mezzo. Quindi tutto sommato a me stupisce come della gente metta un capitale così grande in mano agli smart contract. Fine. Questo è sicuramente un tema. Poi non so se voi avete già avuto esperienza a usare il mondo DeFi e a usare il mondo CeFi, o se avete mai usato nulla del genere, dite pure, vi lascio, cerchiamo di capire un po' qual è l'esperienza di tutti, giusto per capire se quello che sto dicendo è assolutamente nuovo oppure avete fatto qualche esperienza e cosa ne pensate di queste esperienze che avete già fatto. Vado io, sono completamente neofita, quindi non ne so nulla e ti ringrazio. Ok, va bene, anche il non sapere nulla è un punto di partenza, in modo tale che si riesce a entrare un po' nel tema. Sì, guardate, è una cosa molto importante quella di sperimentare in queste cose, perché se no, se si opera in questo mondo per sentito dire, il rischio è di farsi veramente molto, molto, molto male. Il fatto di andare a vedere cosa c'è dietro certe cose è importante, perché se si ha la capacità di leggere gli smart contract, indubbiamente qualcosa si riesce a capire da questo mondo. Se non si ha questa capacità, si può imparare a farlo. Ecco, da questo punto di vista c'è un'opportunità. Proprio perché è open, si va su GitHub, si cerca il protocollo, lo si legge, si cerca di capirlo e si intuisce che cosa faccia la piattaforma quando a livello di interfaccia operatore un utente fa delle cose. Questo è un tema importante. Allora, quali funzionalità hanno i token in questo momento? Allora, essenzialmente ne ho identificate tre. Possiamo andare anche oltre queste tre, ma indubbiamente, come dicevo prima, una delle principali funzionalità è quella della governance. La governance cosa vuol dire? Vuol dire che appunto la comunità che partecipa a questi progetti DeFi, acquisendo dei token di governance, ha la possibilità
di poter decidere le sorti del progetto. E questo è un tema molto, molto interessante, molto democratico ed è un tema estremamente innovativo. Cioè, tu se vai su un portale SEFI non puoi decidere come vuoi evolvere l'interfaccia utente o che funzionalità aggiungere. Puoi suggerire qualcosa agli sviluppatori, ma non hai un'interazione così profonda. Mentre invece, come dicevamo prima, il token diventa un po' la quote di quel progetto e quindi tu sei parte dell'azionariato di quel progetto e decidi, grazie alla tua percentuale, su delle scelte insieme agli altri utenti che apprezzano quel progetto. Poi vi farò vedere un progetto legato al mondo Terra, la blockchain Terra, che mi piace molto, che si chiama Anchor, e come questa cosa effettivamente esiste in quel progetto. Abbiamo anche altri, l'uso più classico del token è come coin. Noi siamo partiti con le coin basate sulle blockchain e quindi ogni blockchain tipo Bitcoin aveva la sua coin che era strettamente legata alla blockchain. In realtà con Ethereum quello che succede è che le coin sono indipendenti dalla blockchain e quindi io posso avere su una diciamo blockchain come Ethereum o come le evoluzioni rispetto al mondo di Ethereum, che comunque supportano di base gli smart contract, tante coin diverse che usano questo protocollo standard che consente anche l'interscambio di liquidità tra una coin e l'altra, essenzialmente. Io qua ho scritto tre esempi, tipo Wrapped ETH sulla network Polygon, piuttosto che UST sulla network Terra, sulla blockchain Terra, piuttosto che Platypus, che è un token classico di un progetto, in questo caso della blockchain Avalanche, che è un'altra blockchain ancora, essenzialmente. All'interno di queste tre coin ce n'è una in particolare che è la UST, che è anche una stable coin, perché all'interno del mondo dei token ci sono anche dei protocolli che consentono di creare delle coin stable. Cosa vuol dire una coin stable? Cosa significa? Significa che questa coin ha un valore stabile legato ad una moneta classica come il dollaro. UST è legata al valore del dollaro. Quindi, a differenza di un Ethereum piuttosto che di un Bitcoin, non ha una sua volatilità rispetto al dollaro, ma mantiene lo stesso prezzo attraverso degli algoritmi, si chiamano monete, dei token algoritmici, che continuano a portare liquidità all'interno di quel token per garantire che la quantità di monete presenti nello smart contract mantenga un valore legato al dollaro. Questo è un tema molto importante perché nell'ottica diciamo, degli investimenti sulle cripto, in momenti bullish, quindi in momenti di forte tensione del mercato, diciamo, legarsi a una moneta stabile ti consente di fare degli investimenti a basso rischio, essenzialmente. Mentre nel caso di Ethereum o di blockchain puoi avere delle variazioni giornaliere del 30% anche. Nel caso dell'UST questa cosa non succede. E quindi tanti investitori, la differenza rispetto a qualche tempo fa è che tu quando avevi Bitcoin potevi decidere ad un certo punto di uscire dal Bitcoin, ma dovevi comprare moneta fiat, cioè dovevi comprare di fatto dei dollari oppure degli euro e quindi uscivi dal mondo cripto. In questo modo, con queste nuove tecnologie, tu di fatto la liquidità non la sposti dalle blockchain cripto, rimani nelle blockchain cripto e non vai a portare liquidità fuori dal mondo cripto e questo consente di rendere tutto questo mondo, tutto questo ecosistema molto molto più stabile rispetto a qualche tempo fa e soprattutto di perdere molto meno in un'ottica, diciamo, di fee. Perché poi il passaggio da una blockchain, cioè da una blockchain
qualsiasi e le monete fiat richiedono sempre una fee molto elevata, un costo molto elevato di passaggio, sia in andata che in ritorno, che ti fa perdere il capitale. Questa cosa invece ti consente di rimanere nell'ecosistema e quindi perdere molti meno soldi negli scambi. Altri token di ultima generazione, come i token NFT, ti consentono invece anche di, diciamo, di portare all'interno della blockchain quello che è il mondo dell'arte digitale e quindi, diciamo, di in qualche modo implementare quel concetto di notarizzazione documentale che si usava agli inizi dell'implementazione di smart contract anche per opere d'arte digitali, con tutto quello che sta succedendo adesso all'interno del mondo degli NFT, degli utility token e di quel mondo che sta in qualche modo muovendosi all'interno di quello che è il principale store che si chiama OpenSea, e non so se conoscete, se avete avuto modo di usarlo, di provarlo, eccetera. E questo è un po' l'intro generale prima di entrare e scendere all'interno dei dettagli tecnici di come sono fatti questi famosi token. Quindi, ok, allora, per riuscire a capire effettivamente il mondo dei token e capire come un utente, un programmatore o sviluppatore può decidere di scrivere, di costruire, di fare, diciamo, il minting di una coin all'interno di una blockchain, bisogna un po' capire quali sono gli strumenti e quali sono gli elementi importanti per riuscire a entrare in questo mondo, no? E questa è la lista di quelli che ritengo essere gli strumenti più importanti da conoscere per poter poi dedicarsi alla scrittura di un token. Allora, prima di tutto, sicuramente la blockchain di riferimento. In quello che sarà, diciamo, questo piccolo esperimento di creazione del token, io userò Ethereum come blockchain, non la mainnet, ma una testnet su cui andremo a scrivere il token e depositarlo per poi poterlo iniziare ad utilizzare. L'altra cosa molto importante è lo wallet. Lo wallet mi consente di crearmi un indirizzo all'interno, diciamo, della blockchain. E questo indirizzo all'interno della blockchain mi consente di fare tutta una serie di cose, mi consente sia di scambiarmi token all'interno della blockchain, mi consente di pagare i servizi che uso all'interno della blockchain, tra cui anche quelli di creazione di un nuovo token e di minting di un nuovo token. Il linguaggio di programmazione che utilizza la blockchain per creare gli smart contract, si chiama Solidity, e questo linguaggio ti consente di scrivere un vero e proprio programma e salvarlo, istanziarlo sulla blockchain in un indirizzo specifico di memoria della blockchain, che sarà poi l'indirizzo, l'address, quindi di riferimento per lo smart contract che andremo a scrivere sulla blockchain. Abbiamo poi lo smart contract con tutte le sue standardizzazioni e quindi con la sua diciamo sintassi, con le sue funzioni, con i suoi eventi, con le sue proprietà. E poi abbiamo i tool, tra l'altro un tool molto bello, molto semplice, molto efficace online, che si chiama Remix, che è un IDE diciamo, consente la scrittura del codice, la compilazione e il minting sulla blockchain. C'è poi un altro strumento fondamentale che si chiama Etherscan, che è uno strumento di browsing della blockchain Ethereum, che mi consente di seguire tutto il processo di scrittura del token che io andrò
a diciamo di scrittura nel suo complesso di processo per andare a fare il minting in blockchain. E poi un altro tool carino che volevo farvi vedere essenzialmente che si chiama Flipside Crypto, che è una sorta di SQL che ti consente di fare delle query sulle blockchain per scoprire delle cose interessantissime. Io posso fare una query su un address di un wallet e scoprire quanti soldi sono stati trasferiti su quel wallet, quando sono stati trasferiti e da chi sono stati trasferiti. E quindi posso fare proprio un'analisi certosina di quello che succede all'interno di una blockchain. Questo anche nell'ottica di capire se un progetto a cui sto partecipando è una frode oppure no, perché il vantaggio di avere una blockchain è poterla leggere e seguirla e anche capire che se io faccio un deposito su un progetto e mi ritrovo che quei soldi non vanno su quel progetto ma vanno a finire all'interno di un wallet privato di qualcun altro, vuol dire che mi hanno ciulato i soldi fondamentalmente, come un pollo. È successo anche a me, quindi non mi vergogno a dirlo, intanto che facevo sperimentazioni di cose, ho provato a buttare lì diciamo, le monetine per vedere cosa succedeva e mi sono accorto che quello che succedeva non era quello che doveva succedere. Però fortunatamente, leggendo cosa accadeva all'interno della blockchain e potendo commentare le transazioni, perché la cosa bella della blockchain è che posso anche entrare dentro e dire guarda che quella operazione è un'operazione che va a finire su un wallet su cui sono generati diverse frodi. E anche quello è un tema molto, molto importante da tenere sotto controllo. Allora, detto questo, mi piacerebbe capire da voi di tutte queste cose che ho scritto, se ne conoscete qualcuna, se ne avete usata già qualcuna, o se devo partire da zero e spiegarle una per una, giusto per riuscire a fare un po' il punto e capire come siamo messi, ecco, perché poi sarà importante almeno aprire un wallet e iniziare a interagire con questo wallet. Quindi mi piacerebbe capire a che punto siamo. Magari lascio a voi la parola e vediamo che cosa mi dite. Ma io li conosco tutti tranne l'ultimo, li so usare, non so scrivere un codice, ecco, con il linguaggio Solidity, però diciamo che comunque ci sono. Posso Okay. Provarci e seguire. Perfetto, va bene. Allora direi scrivete tutti in chat se vi vergognate. Chi vuole intervenire può intervenire, però mediamente scrivetemi in chat. Allora, io devo ammettere che non ho mai usato nessuno e non li conoscevo neanche prima di questa sera. Ok. Ho MetaMask ma è vuoto, non ho soldi dentro. Quello non è un problema, vi insegno a produrre dei soldi finti nella testnet, quindi. Io non so nulla. Ok. Anch'io non so nulla. Ok, perfetto. Quindi diciamo che siete qua per imparare tutti, come giustamente succede in questi momenti, quindi va bene così. Ok. Dino, tu, anche tu non sai nulla, qualcosa hai fatto? Sì, mi dai una mano? No, beh sì, ho un po' smanettato, ho provato a scrivere uno smart contract per poter andare a salvare nella testnet di Ethereum dei dati, più che altro delle temperature, delle latitudini, longitudini, cioè cose di questo genere. Erano dei dati che venivano presi direttamente dal campo e servivano per così andare a certificare in un certo senso i viaggi che questi camion facevano con più che altro degli animali a bordo, oppure dei prodotti chimici, dei farmaci o cose di questo genere. E è stato interessante, molto, molto stimolante arrivare poi a questo risultato. Oggi come oggi, gran parte di quel lavoro è pressoché inutilizzabile viste le fee di Ethereum, ma questo è un altro discorso. Sì, no, ma sicuramente grazie a tante altre chain.
si può continuare a lavorare sui smart contract. Se fosse rimasto solo Ethereum, direi che era tutto chiuso ormai, perché le fee sono veramente a dei livelli incredibili. Forse ultimamente hanno stornato un po', però io quando ho provato $30 per fare una transazione mi sembravano eccessivi l'ultima volta che ci ho provato. Cioè, li spendi tutti di fee, di gas fee. Ok, allora, va bene. Partirei, vi presento un po' MetaMask, così vi mostro che cos'è e vi faccio vedere come funziona. È importante perché questo è il vostro punto di contatto con la CeFi. Allora, vedete lo schermo? Non c'è più la presentazione, giusto? Sì, giusto. Ok, perfetto. Allora, MetaMask essenzialmente ha un sito, è questo metamask.io. Vi consiglio, e in questo sito voi potete fare il download di questo tool. Questo tool è praticamente un tool che è un'espansione di Chrome, quindi in realtà è meglio vedere questo, non tanto su Edge. Non so se c'è anche su Edge, io non l'ho mai usato su Edge. Qualcuno l'ha usato su Edge, MetaMask? Non lo so. Allora, un attimino che... No, su Chrome. Anche okay, io su Chrome. Sì, ok. Quindi, essenzialmente, MetaMask è sicuramente un applicativo che... Ok. Cliccando su download io posso fare l'install di MetaMask. Questa cosa, il sistema mi va all'interno, diciamo, delle estensioni di Chrome e mi suggerisce di installare questo oggetto. Io qui ce l'ho già installato, essenzialmente. Questo oggetto è un oggetto che ti consente di interagire completamente con la blockchain. Quando viene installato e mi consente di avere questo tipo di interfaccia disponibile. Questa interfaccia essenzialmente mi consente di interagire con i miei token che vengono rappresentati all'interno diciamo di questa console. Questa è una console che ti consente di interagire poi con le applicazioni, le DApp presenti all'interno di internet essenzialmente. Che cosa si può fare con questo tool? Con questo tool ti viene assegnato un indirizzo. Questo è l'indirizzo che ti viene assegnato essenzialmente. Questo indirizzo ti consente di ricevere o inviare dei token o delle cripto ad altri. Indirizzi, quindi nel momento in cui dovrai avere questo indirizzo, fatelo mandare e inviare col tasto invio all'indirizzo che definisci la quantità essenzialmente di denaro che tu vuoi transare verso l'altro indirizzo. Queste funzionalità di fatto interagiscono con lo smart contract del token di riferimento e effettuano la transazione in blockchain che poi andremo a vedere. La cosa interessante è che lo standard ERC20 non funziona soltanto sulla rete Ethereum, ma funziona su tante altre reti, sulla rete Phantom, sulla rete C, sulla rete Ava, sulla rete Chain. Quindi si hanno a disposizione diverse network su cui si possono scambiare token. La cosa interessante di token ERC20 è che tu puoi anche scambiare un token da una chain ad un'altra chain con dei meccanismi di burn del token nella precedente chain e di creazione dell'equivalente sulla chain di destinazione attraverso delle applicazioni che fanno quello.
all'interno, diciamo, delle blockchain. Sono cross-chain application. E questa è una grandissima innovazione, perché questo vuol dire che il token detiene un valore che di fatto è trasferibile su blockchain diverse. È una novità assoluta. Fino a qualche tempo fa tu potevi soltanto trasferire un token all'interno di una stessa blockchain, se non attraverso le piattaforme CeFi, che ti consentivano appunto di fare questa operazione con delle liquidity pool locali sui server della società che faceva l'intermediazione finanziaria delle criptovalute. E questa, non so se vi rendete conto di che vantaggio può portare questa cosa, è un vantaggio incredibile, perché di fatto sono gli smart contract che consentono queste interazioni in modo totalmente automatico. Questa è sicuramente una grandissima innovazione, una grandissima evoluzione di questo mondo. Una cosa che vi volevo mostrare era anche il fatto che esistono altri wallet come io ho dei token che posso mandare anche attraverso un tool verso le blockchain RC20, Ethereum, eccetera, ma mi consente di interagire con delle dApp che non usano più lo standard RC20 e Solidity, ma usano altri standard e altri linguaggi. Questa interazione che addirittura avviene tra dei mondi totalmente diversi, con lingue totalmente diverse di creazione di smart contract. Vi mostro quello che era il discorso che prima avevo accennato dell'Archon Protocol. Ok, questo è Archon Protocol. Su Archon Protocol, vediamo se. Ok, su Archon Protocol forse non va, perché siamo condivisi come schermo. Un attimino che vedo se riesco. No. Cambio un attimo. Ecco, questa è la tematica di cui parlavo prima, della governance con i token di governance, dove essenzialmente questi token di governance consentono di andare a fare quel discorso che dicevo prima di votazione. Vedete che qui abbiamo, diciamo, un dettaglio dei far sì che questo protocollo passerà da una gestione con un, diciamo, un ritorno di API, quindi di interessi sull'anno fissi, ad una logica di interessi variabili che dipenderanno dalle condizioni, diciamo, di quel progetto. Questa è una pool che, per, diciamo, essere accettata, una richiesta di governo del progetto, che per essere accettato deve superare il 10%, l'ha superata abbondantemente, la soglia del 10%, e hanno vinto i sì. Quindi gli sviluppatori porteranno avanti questa fork, che è descritta all'interno del forum qua, e che poi dopo avrà un GitHub, ecco, con tutta una descrizione all'interno del forum che spiega la novità di implementazione e anche come verrà fatta l'implementazione, che verrà fatta poi sul Git. Tutto questo è molto interessante proprio perché avviene sempre attraverso logiche di smart contract e attraverso logiche di token che interagiscono nella blockchain. E quindi in questo caso, questi voti sono legati tutti ad un indirizzo che li ha votati, e il peso del voto dipende dalla quantità di Anchor che tu possiedi, e quindi il tuo peso dipende da quanto essenzialmente. Ok, tutto chiaro fin qua? C'è qualche domanda?
Ecco, una cosa importante, io vi chiederò di installare per la prossima volta MetaMask, sicuramente, per poter, poter partecipare ai test e alla scrittura dello smart contract che governerà il token. Quindi la prossima volta andremo proprio a scrivere questo token e andremo a utilizzare quei tool di cui stiamo parlando ora. Quindi oltre al wallet, quindi MetaMask in particolare, uno dei, diciamo, dei componenti più importanti è sicuramente il linguaggio di programmazione Solidity. Anche questo, adesso entriamo sul link. Vi chiedo di prendere nota anche di questo link, dove essenzialmente qui abbiamo le specifiche di questo linguaggio. Sono tutti progetti completamente open, tutti completamente documentati, poi potete in qualche modo approfondire il tema, entrare a studiarvi tutorial, ci sono diversi tutorial anche online, dove essenzialmente potete andare a comprendere meglio tutte le logiche di questo linguaggio. Oggi non voglio farvi un corso di Solidity, voglio dirvi semplicemente che esiste questo linguaggio di programmazione che deriva da JavaScript come logica, è un miglioramento di JavaScript e essenzialmente quello che vedremo a brevissimo utilizza questo standard di scrittura di codice, quindi questo linguaggio di programmazione specifico. Quindi solidity-lang.org. Poi eventualmente condividerò qualche slide con questi link, quindi chi li vuole potrà chiedermeli e glieli farò avere. Uno dei tool più importanti per la scrittura degli smart contract è questo Remix IDE. Adesso vi mostro, anche questo vi consiglio di prendere poi il link. Vedete ancora il mio schermo? Perché io continuo a parlare, però mi sentite e mi vedete? Sì, ok, perfetto. Ecco, questo è Remix, che è un tool di programmazione che consente di scrivere essenzialmente diciamo gli smart contract. Oltre a scriverli, mi consente anche di andarli poi compilare ed installare sulla blockchain, oltre che poi farne anche il debugging e vederne le statistiche. Quindi questo è un tool integrato molto molto semplice ed efficace. Io qui ho qualche esempio di questo, ad esempio, è un codice che riguarda diciamo la creazione di un NFT che è abbastanza simile a un RC20 con delle evoluzioni. Quindi come vedete c'è una parte di codice che descrive quello che è diciamo la versione del linguaggio, degli import che mi importano delle librerie, il punto sol è l'estensione di programmazione usata nel linguaggio Solidity. Questi sono importazioni di librerie standard Open Zeppelin che contengono diciamo dei codici precompilati, prevalidati, che possono essere usati come base per costruire questi token. Noi in realtà quello che andremo a fare sarà costruirne uno da zero di token la volta prossima, reimplementandolo tutto step by step, e quindi non useremo una libreria pronta, ma andremo proprio a disegnarcelo e a spiegarlo step by step. Come vedete abbiamo poi è un linguaggio diciamo
che ha una logica ad oggetti, è un linguaggio con delle funzioni, è un linguaggio con delle proprietà, e l'oggetto contract eredita poi tutta una serie di pezzi di codice, in questo caso, che stanno all'interno degli import che vediamo qua sopra. Non ci interessa vedere l'NFT nel dettaglio in questo momento, vedremo le RC20 nel dettaglio la volta prossima. Quello di cui vi voglio parlare in modo abbastanza sintetico ed introduttivo, invece, è più, diciamo, legato alla parte di componenti fondamentali di un token, quindi quali sono le funzioni di base che ogni token ha per poter funzionare sulla blockchain come coin fondamentalmente. Gli altri tool interessanti, come dicevo, sono l'Etherscan. L'Etherscan è molto importante perché mi consente di andare ad analizzare quello che effettivamente succede sulla blockchain, e qui tramite questo tool io posso inserire un indirizzo. E inserendo questo che voglio analizzare, diciamo che il tema è abbastanza complesso, lo vedremo poi in relazione alla creazione del token, specialmente per monitorare i passaggi di proprietà del token da un utente all'altro. Quindi andremo a usare poi, durante la fase più pratica, questo tool, questo Etherscan, per poter vedere come da un wallet il token viene trasferito ad un altro wallet e come lo smart contract di conseguenza si aggiorna nelle proprietà, diciamo, degli owner di quella porzione di token che viene venduto a un terzo utente. L'altro tool interessante è questo. Diciamo che per chi programma e chi conosce il linguaggio SQL può essere estremamente pratico ed efficace, è questo tool che mi consente di andare ad effettuare delle chiamate SQL a degli oggetti, a degli oggetti legati a una specifica blockchain. In questo caso questa tabella viene aggiornata e derivata direttamente da Terra, in particolare dalle label della blockchain Terra, e io qui posso creare questa query, eseguirla ed ottenere ad esempio un grafico che mi dice quali sono le interazioni da una certa data a una certa data all'interno della blockchain di mio interesse, sfruttando questo linguaggio che conoscerete tutti, che è l'SQL. La cosa bella è che questo tool viene usato in moltissimi documenti che si possono trovare su Medium di analisi fatti sulla blockchain, e la semplicità di SQL applicata alla complessità di una blockchain crea uno strumento eccezionale di filtering della blockchain stessa. Ci sono poi tanti esempi già fatti, tipo, non so, io voglio sapere il prezzo di Luna durante il mese di maggio, no? Io qui faccio una select dove dico usa il campo timestamp come campo giornaliero, e dammi un prezzo medio facendo una richiesta alla tabella Oracle Price sul simbolo Luna, da quando a quando, e raggruppami tutto per giorno. E questo è l'andamento, ok? L'andamento nel 2021, dal 2021-5-15 al 2021-5-31. Se io estendo questo valore, qui devo fare copy, non mi ricordo, vabbè, comunque per cambiare il dato
Adesso qui non sono dentro con... Ah no, c'è il solito problema, un attimino che... Perché la questione cos'è? È che in questo momento mi chiede il login. Io per fare il login lo posso fare direttamente con il mio wallet, ok, e mi riconosce di conseguenza e trova anche quali sono i codici che io avevo scritto in precedenza. Quindi la cosa bella è che il tuo wallet può essere usato anche come un sistema di identificazione sulle applicazioni d'app che si vanno a utilizzare all'interno, diciamo, di Web3 e quindi del mondo DeFi. Io qui posso creare un nuovo progetto e cambiare le date di riferimento, quindi 22.03 e qui abbiamo 22, e lanciare la query nuova. A questo punto la query nuova mi crea un nuovo grafico. Ecco, e qui ho fatto un'analisi del prezzo medio di Terra tramite questa semplice query, sfruttando appunto la potenza dell'integrazione di questo strumento con la blockchain, grazie a questo oggetto Terra.OraclePrice, che è una tabella che interagisce direttamente diciamo, ecosistema di Terra. Nella documentazione io qua posso andare a vedere gli Oracle Price, la tabella Oracle Price come è fatta, e quindi che campi ho a disposizione, quindi come fare di conseguenza anche la mia query, eccetera. Come vi sembra questo tool? Vi piace? Notevole, io non lo conoscevo. Sì, io l'ho iniziato a usare da qualche settimana e effettivamente è impressionante la potenza che ha. Soprattutto anche per analizzare alcuni progetti legati proprio anche al mondo delle liquidity pool, tipo Uniswap, che avevamo discusso qualche tempo fa, mi sembra, quando ne avevamo parlato. Uniswap è praticamente un sistema che ti consente di cambiare monete. E qui hai tutta una serie di possibili tabelle che tu puoi utilizzare per interagire con Uniswap e avere delle informazioni specifiche su quel progetto in particolare. Quindi consiglio di studiare piuttosto che Etherscan, quasi di studiare meglio Flipside Crypto per poter giocare molto di più con i dati in modo molto flessibile, molto 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 efficace. La cosa carina è che poi dopo questo tool, come dicevo, viene usato anche in diversi articoli scientifici proprio per creare dei grafici all'interno di questi articoli o estrarre delle informazioni in tempo reale e fare con le API del sistema tutta una serie di cose carine, di widget carini e di grafici carini rispetto a quello che si vuole evidenziare in un progetto specifico, in una ricerca specifica, in un articolo che si va a condividere. Ok, quindi vi sto bombardando di cose, sono tante e richiederanno anche da parte vostra un minimo di studio a casa come compito per la prossima volta, in modo tale che poi quando ritorneremo su questi temi vi troverò super responsive a tutto quello che andremo a fare poi step by step. Ok, bene, allora arriviamo un po' al dunque dopo questa lunga introduzione e essenzialmente quello su cui voglio fare l'approfondimento che è alla base un po' di tutto il discorso poi dell'attività pratica della volta prossima è l'architettura proprio di quello che è un token con standard ERC20. Questa interfaccia standard consente al token di essere utilizzato poi da tutte quelle applicazioni che vogliono operare
su questi token in un'ottica, diciamo, di finanza decentralizzata. Ci sono alcune funzionalità di base che questi token devono garantire. Queste funzionalità di base sono sicuramente la possibilità di avere un balance, quindi sapere quanti token un utente ha a disposizione. Quindi l'utente che fa il minting di questo token in genere ha a disposizione tutti i token finché non, diciamo che questo utente viene identificato come utente owner del token in una prima fase. Quindi questo utente ha a disposizione tutti questi token finché ad un certo punto non effettua un transfer. Quindi ha dei metodi all'interno di questo applicativo, lo smart contract che fa da token, per trasferire parte di questi token ad un altro utente. Questi utenti vengono sempre identificati da quel codice che vi facevo vedere prima sul MetaMask, che è l'identificativo dello smart contract, quindi è l'address dello smart contract, da un lato, che è l'address del token, e l'address del wallet dall'altro. Quindi io, se devo scambiare un token da Mario a Gianni, Mario avrà il suo indirizzo di wallet, Gianni avrà il suo indirizzo di wallet e il mio token avrà un indirizzo dello smart contract di quel token specifico, che potrà essere un wrapped Ethereum, potrà essere un PTP, potrà essere il computer token, il retro token, tutto quello che vorremmo inventarci. C'è la possibilità di standardizzare un po' tutto quello che effettivamente si vuole fare. L'altra funzione importante o trasferimento è quello di approvazione, cioè di autorizzare il token a operare su quel progetto. Quindi se io decido di entrare in un progetto, la prima cosa che mi verrà chiesta, l'interfaccia che io ho a disposizione è sempre quella del wallet, mi chiederà: sei sicuro di approvare che tu vuoi lavorare su quel progetto? Una volta che io do la prova, a quel punto il progetto potrà interagire con il tuo token e tu potrai iniziare a inviargli il token e a interagire con lo smart contract del progetto a cui tu sei interessato a partecipare. Ecco, questo è un po' la standard interface del token che ti si presenta. Questa standard interface di RC20, come dicevo, ti consente tramite una funzione di ottenere il total supply, per sapere esattamente che quantità massima di questo token è disponibile. Questo ti consente di avere un'idea di quanto è grande questo ecosistema e è legato allo smart contract, non è tanto legato all'utente. Il balance off invece è più legato all'utente, quanto l'utente Mario ha a disposizione della total supply esistente su quello smart contract. Esistono poi altre funzioni, come quelle che ti permettono di, diciamo, di spendere su quel progetto, e quindi anche qui avrai una risposta alla funzione quando tu darai la tua autorizzazione, sempre tramite il tuo wallet. Potrai effettuare poi dei trasferimenti, quindi con la funzione trasferimento verso l'address di riferimento e la quantità con lui token, la quantità di token che tu vuoi trasferire a questo address. Una volta che questo trasferimento avviene, tu avrai in risposta dalla funzione il fatto che l'operazione è andata a buon fine o non è andata a buon fine. Non è scontato che l'operazione vada a buon fine, può non andare a buon fine, nel senso che se tu non hai abbastanza token rispetto a quelli che vuoi scambiare, oppure non hai abbastanza gas fee per poter finanziare questo passaggio, ovviamente il passaggio può fallire. Abbiamo poi altre funzioni come la prove, di cui parlavamo prima, e anche qui puoi avere una funzione di successo o meno, e poi puoi avere altri tipi di funzioni di trasferimento
non solo, diciamo, dall'owner che sei tu come prima a un altro utente, quindi io qua do solo un address, in questo caso tu puoi fare un trasferimento da un address ad un altro address, probabilmente lo puoi fare se sei owner dell'RC 20 in questione. E la stessa cosa vale per l'approval, sempre nell'ottica di approvare l'uso di questo token all'interno di determinati progetti. Le costanti che si hanno su questi token quando si creano sono sicuramente il nome del token, quindi name sta per nome del token. Tutti questi dati possono essere ritornati poi, come vedremo la volta prossima, tramite Remix, quando analizzeremo un token che viene mandato sulla rete e che viene attivato, io potrò fare delle query al token dicendogli come ti chiami, dicendogli qual è il tuo simbolo, qual è il numero di decimali che supporti, e il mio token, in base a come è stato programmato, mi potrà rispondere con il nome, con il simbolo e con i decimali, oltre che rispondere a tutte le funzioni che abbiamo visto qua sotto. Tutto sommato, la complessità di un token non è poi così elevata per rispondere a questo tipo di standardizzazione. È ovvio che per poter poi funzionare questo tipo di standardizzazione in maniera opportuna deve essere scritto in maniera corretta, usare librerie corrette, evitare che alcuni piccoli trucchetti come l'overflow di valori porti a poter, diciamo, rubare dei token a dei proprietari, cose che sono successe in particolare in passato, con la creazione di librerie matematiche di sicurezza per evitare queste logiche di overflow. Quindi, ecco, la cosa interessante che dicevamo in precedenza è che i token sono presenti direttamente, ecco qua, vi faccio vedere qualcosa in più, questo è il codice che sta all'interno del token, ci sono una serie di funzionalità che consentono, diciamo, il mapping tra l'address e il balance, diciamo, dei singoli wallet che interagiscono poi nel tempo su quel token, e ci sono poi tutte le implementazioni legate, diciamo, alle funzioni di trasferimento, di sottrazione, di addizione del token, di approvazione, proprio sulle variabili che vengono passate allo smart contract specifico. Ecco, volevo anche entrare un po' più, ecco, prima vi parlavo appunto dell'Open Zeppelin, che è questa libreria di standardizzazione degli smart contract. Come vedete, all'interno di questa libreria io ho la possibilità di scegliere diversi standard, l'ERC20 è questo, e questo standard è completamente documentato, è completamente open source, ed è completamente disponibile e documentato. Il codice è possibile andarselo a leggere ed è possibile importare la libreria all'interno di un progetto per poterlo utilizzare e poterlo implementare con token anche diversi tra di loro, nel senso che io posso con questa libreria creare tutti i token che voglio, devo soltanto andare a dare un nome diverso, un simbolo diverso e una supply specifica. Questo è un po' il tema. Quindi anche questo link che è github.com openzeppelin/openzeppelin-contract, se volete iniziare a guardare un po' come è fatto il codice, io ve lo condivido e ve lo metto a disposizione, così se volete studiare qualcosa, avete qualcosa da studiare anche qui. Allora. Ok, io direi a questo punto, come intro, penso che
diciamo, buon punto, e vorrei un attimo capire da voi come, cioè, se quello che vi ho spiegato oggi è stato interessante, è stato chiaro, volete approfondire qualche tema già oggi introduttivo, oppure diciamo che ci si organizza un po' per la settimana prossima per scrivere il token e sperimentarlo insieme, scambiandoci questi token tra i nostri wallet. Magari potremmo creare questo wallet che voleva creare Vino, che è il retro token, per poter poi iniziare a fare qualche sperimentazione un po' più interessante, anche lato applicativo. E magari la prossima volta che scriviamo uno smart contract facciamo un'applicazione per la nostra associazione per fare delle sperimentazioni di, che so, di governo dell'associazione, di votazione di alcune scelte anche tra i soci dell'associazione stessa. Quindi ditemi un po' voi, vi lascio un po' la parola e vediamo un po' di trarre le conclusioni un po' di questa introduzione, di questa serata introduttiva. Ma certamente questa sera hai messo molta carne al fuoco, perché ci hai fatto vedere proprio tanto, cominciando, come nel tuo stile, ad aprire il cofano e vedere cosa succede sotto allo strato che normalmente l'utonto che si limita a utilizzare il sistema non è in grado di percepire la complessità che in realtà sta sotto. La voglia di andare a sperimentare, di provare a utilizzare la blockchain per giocare in modo attivo in associazione è sempre tantissima, e secondo me potrebbe valere la pena se ti soffermi ancora un attimo su quelli che possono essere i primi passi che chi si avvicina per la prima volta a questo mondo potrebbe compiere per essere, diciamo così, pronto a mettere, se vuole, i primi euro, ma soprattutto a ricevere le prime monetine, siano esse fake o reali, poco cambia, magari tornando un secondo su MetaMask o proponendo qualche alternativa non totalmente decentralizzata che magari qualcuno di noi ha avuto modo di usare. Questo potrebbe essere un po' il tema prima di salutarci. Certo, volentieri. Sì, se torniamo un po' sul tema di MetaMask, ecco, una cosa su cui non sono entrato nel merito, ma che sarà importante per la volta prossima, indubbiamente, è il concetto di testnet. Allora, come vi ho mostrato in precedenza, MetaMask, una volta installato, mi mette a disposizione diverse reti, e se io scendo un po' all'interno di queste reti, io vedo che esiste questa rete che si chiama Test Rinkeby, che è una delle reti disponibili, dove essenzialmente io in effetti ho disponibili questi 0.2337 Ethereum, che in realtà non sono veri, ma sono Ethereum che sono presenti all'interno semplicemente della rete di test. Questo vuol dire che io posso usare tranquillamente la rete testnet per fare tutti gli esperimenti che voglio, e quello che devo fare per ottenere questi Ethereum è andare sulla Fastnet. Ok. Un po' qua. Ok, qua ci sono diversi fastnet di Ethereum. Guardiamo. Questo mi piace molto in realtà. Un attimo, che cerco qualcosa di un attimo più. Ecco, come dicevo, la Fastnet mi consente di richiedere degli Ethereum fake e quindi riceverli e quindi poter interagire
offset ETH, Rinkeby, abbiamo detto, Rinkeby. Ok. Impact. Allora, se faccio così, ok, non so se ce la faccio, mi apri di. Ok, io qua prendo il mio indirizzo, lo copio qua, quindi prendete anche creator, vogliamo, non ci piace. Ok, perché questo ti richiede la parte social, cerchiamo un altro allora. Link e forse qualcuno di voi ha sotto mano qualche altro forse, perché non mi ricordo, un po' che non li uso, quali ci sono, non fanno impazzire con la componente social, e anche questo. Riproviamo. Ok, se così ci piace di più. No. Non mettere qua. Neanche questo. Neanche. Scusate, ma più complesso del previsto. Scusa, mi sa che ero in muto, non mi sentivi. Mi senti? No, no, non ti sentivo, dimmi. Ah, dicevo, se no prova con quello di Chainlink, ti ho messo il link in chat. Ok, perfetto. Ma perché? Poi dopo un po' li proteggono. Come si abusa poi di questa cosa. Questo ti funziona tranquillo? Io ho appena tirato giù 0.1, devi connettere il wallet abbastanza liscio. Connect wallet, ok. Perfetto. Okay. Connetti. Ecco, questa, noi abbiamo appena fatto la prove, che è questa funzione di prove del... di questa applicazione. Essenzialmente che stiamo utilizzando per farci mandare dei token. Quindi basta che faccio send request a questo punto, tanto l'indirizzo ce l'ha, se l'è preso in automatico, giusto? Send. Ok, waiting for confirmation. Ecco, interessante questi passaggi. Quindi qui c'è Letter Wallet che l'ha preso in automatico quando io ho accettato, ho fatto la prove della richiesta, e a questo punto stava aspettando le conferme sulla blockchain. Questo è il transaction hash che ci dice a che punto è la transizione, diciamo la transazione sulla blockchain. E se io clicco qua sopra e la apro, andrò a vedere sull'Etherscan di Rinkeby l'evoluzione di questa richiesta. Ok, quindi qua vedo la richiesta che arriva da qua, che ha interagito con questo smart contract, e quindi io so che
è stato fatto un trasferimento di token da questo indirizzo a questo indirizzo di 10. Quindi adesso se torniamo sul mio wallet, in teoria dovrei, ecco, infatti sono andato 0.33, corretto. Guardiamo le attività, ricevi marzo 22 da questo indirizzo, che è l'indirizzo da cui è arrivato lo 0.1 Ether. Quindi se io clicco qui, vedo anche qui in Block Explorer appunto tutta questa attività che è avvenuta in blockchain per fare questo trasferimento sul mio wallet. La cosa bella appunto è che tutte queste attività sono tracciate in blockchain e quindi tu in ogni momento sai dove hai mandato o da dove ti sono arrivati dei token, e tutta questa attività è stata fatta appunto tramite un'applicazione decentralizzata. Non siamo dovuti entrare su dei siti a fare nulla, ma abbiamo fatto tutto tramite il wallet e tramite l'applicazione decentralizzata. A questo punto io posso qua fare un invio, e se ho un indirizzo di qualcuno di voi che ha il wallet, trasferire una parte di questi Ether fasulli, perché sono arrivati da questo sito che ci ha consentito appunto di trasmettere questo 0.1 test Ether all'indirizzo del mio wallet, che è stato preso direttamente collegandosi al wallet di MetaMask. Ok, non so se è tutto chiaro questa attività che è stata fatta oppure no. No, perché potrebbe essere... A me non è venuta. Cosa? A me non è arrivato niente, però. Forse ho sbagliato qualche passaggio. Non ti è arrivato nulla? Che passaggio? Ma tu eri sulla testnet, hai messo rete di test Rinkeby in alto? Roberto? L'ho fatto su Rinkeby. E cos'è che ti dice sul Etherscan di Rinkeby? Non vedi nulla? Vedi qualcosa? Cioè, quando vai a vedere quello che era... Lui mi dice che ha fatto il passaggio della cosa, però io non ho ricevuto nulla. E se vai dentro il wallet, dentro nelle attività, non lo vedi? Dentro, se tu clicchi non su patrimonio ma su attività, questa parte qua ti si è aggiornata o no? Controlla di essere nella rete di test su Ethereum prima che tu sia nella mainnet, allora non li vedi per quello. Come si fa a passare la rete di test? È in alto qua? Sì, io sono quella lì, rete di test Rinkeby. Sei qua, su questo qua? Sì. E se tu vai su attività, vedi scritto qualcosa o no? Aspetta che guardo. Nessuna transazione. Che stranezza. Ho sbagliato qualcosa io, sicuro. Hai copiato corretto? No, ma l'indirizzo del wallet ti è comparso corretto lì? Sarebbe di sì. Controlla se corrisponde. E me lo mostra stretto, però. Aspetta, com'è che si fa a vedere tutto intero? Ma non lo so, ma me lo fa vedere tutto intero. Ma lo fa lui, cioè quando tu dai la prov, tu avevi dato la prov? Sì. E poi dopo hai fatto il captcha e hai fatto send request. Mi dà connesso anche, tra l'altro. Ti dice anche che è connesso con l'indirizzo qua in parte. Aspetta, però provo a rifarlo, vediamo. Waiting for confirmation mi dà. O se no, perché dovevi dare su MetaMask l'ok. Altrimenti prova a inviargli tu qualcosa. No, devi andare su MetaMask e dare l'ok
dovrebbe apparirgli tipo una schermata in MetaMask dove ti chiede in fondo da qualche parte di approvare il fatto che tu associ alla, cioè la prove che avevamo visto prima nello smart contract che non ha ricevuto ancora l'ok da parte del wallet di MetaMask, non ha premuto ok. Io prima ho premuto ok. Prova a fare un refresh della pagina e vedere se e rifare l'operazione. Luca, ti ricordi dove appare la prove? Perché io non mi ricordo, mi sembra nelle attività, però non ho nulla e quindi non mi sta, non mi appare più. Provo un attimo a vedere se riesco a rigenerare la situazione. Ormai la prova me l'ha già dato. Vediamo se lo butto via. Proprio. Ah, adesso mi ridà forse. Sì, li ho ricevuti, confermo. Dovuto fare la prova? Ti No, ho mancava. espanso MetaMask, ho espandito MetaMask e mi sono reso conto che c'erano le due operazioni, 01, 01 e anche nella seconda. Ah, fantastico, allora sono problemi di cose, quindi ecco, quindi... Il problema è che sono un pollo io. ma Viva! non è facile sta roba, cioè sembra una stupidaggine, ma cioè, purtroppo è proprio la pratica che aiuta a capire tutti questi giochini qua, perché uno dopo gli fa un po' di volte, ok, ma un utente generico che si mette a fare queste cose... magari quei soldi veri, dice adesso divento un mago delle cripto sulla mainnet, ecco, tutto quello che metti scompare perché si è perso nei vari passaggi reconditi sui vari wallet, tutte queste robe qua. Quindi vabbè, quindi il tema del wallet è abbastanza semplice, si installa e poi dopo si fa la prova dell'applicazione e poi da lì si può fare la ricezione, diciamo, di un token o la trasmissione di un token essenzialmente. Oppure un'altra cosa che si può fare è cambiare da un token ad un altro. Io qua potrei dire cambiami tot, allora, torniamo qui un attimo, fammi capire quanto avevo, 0.3337 Ethereum, facciamo un cambio di, posso dirgli, una certa quantità, 0.0001 03, ok, sono 9 dollari Ethereum, e gli dico di trasformarmeli in, non so, vediamo se c'è l'UST qua, UST, wrapped UST, e provo a fare lo scambio. E a questo punto lui cerca di ottenere la quote dall'oracolo di UST, se ci riesce mi dice benissimo, io ti posso dare per 0.03 Ethereum 8.9 UST e gli confermo lo scambio. Posso vederlo in attività, che cosa sta succedendo. Ecco, qui mi si è creato un token UST. E appena finisce l'attività di scambio che mi viene descritta e che posso vedere all'interno della blockchain e andare a studiarmi che cosa sta succedendo, ok? Ecco, sulla blockchain, quando avvengono queste trasformazioni, io ho bisogno di un certo numero di confirmation dei blocchi perché queste operazioni vadano a buon fine. Le confirmation non possono essere solo una, ma devono essere in genere almeno 5, 6 o addirittura 12 o 13 su blockchain, se non addirittura di più. Torniamo un attimo di qua, vediamo se il processo di confirmation è terminato. Comunque la cosa importante è proprio prendere dimestichezza con questi strumenti per vedere che cosa sta succedendo. Qui non ho ancora la conferma. Ecco. Calcolare che sono anche su una testnet, non su una mainnet, quindi può anche essere che la cosa non vada a buon fine perché è una rete di test e non so se tutte e due le monete sono implementate su questa rete di test. Può essere di sì, come può essere di no. Vediamo, aspettiamo ancora un attimo e vediamo che cosa
succede all'interno della rete. Vediamo un po' se qua, ecco, sono già 5 le conferme, quindi potrebbe anche essere che effettivamente la cosa vada a buon fine. Ecco, un'altra cosa che mette un sacco di angoscia sono i tempi di attesa quando magari sposti delle monete, fai un cambio, cose di questo genere. Cioè può capitare che devi aspettare delle mezz'ore prima che le cose vadano a buon fine. Sì. No? E l'unica speranza è di vedere in blockchain che qualcosa evolva nella direzione giusta, questo è fondamentale, certo. E quindi insomma un po' di panico ci sta alla grande. Sì, panico e paura. Se fai una transazione di $1,000 e non la vedi arrivare da nessuna parte, ti puoi anche un po' spaventare, ecco. Allora, guardiamo un po'. Non erano $1,000, erano il mio solito esperimento da €100. Ci ho messo 3 o 4 giorni a farlo funzionare, perché erano dei wrapped che ho spostato da un'altra parte e insomma ho detto, vabbè, oh. Ho cannato qualcosa, poi invece 3 o 4 giorni dopo sono arrivati misteriosamente comparsi. Sì. Ecco, vedete qua su questo indirizzo la cosa interessante è che quando tu vai a vedere all'interno dell'Etherscan ci sono tutti questi oggetti che sono i token ERC20, dice, ce ne sono 6 e c'è questo token PKZ da 100 milioni di pezzi, questo da 1000 pezzi, questo da 10 pezzi e questo da una roba infinita, e sono tutti dei token che per qualche motivo sono lì parcheggiati su questo indirizzo, no? Quindi, cioè, ogni indirizzo che poi corrisponde ad ogni wallet può avere più token appoggiati, in questo caso ce ne sono 2, no? E può avere più token appoggiati che sono lì perché sono tuoi, perché ti sono stati dati in automatico quando tu sei andato a finire su qualche progetto particolare che te li ha dati perché ti ha visto passare di lì, oppure appunto sono dei token che ti sei comperato o sudato, o degli NFT appunto che sono associati sempre al tuo wallet. Comunque la cosa fondamentale è capire che il concetto di address del wallet è poi il concetto su cui, diciamo, si focalizza l'attenzione nella blockchain per capire tutto ciò che c'è associato a questo wallet. E di conseguenza tu sei owner a quel punto di quei token che risultano essere associati al tuo indirizzo. E hai delle funzionalità particolari che i non owner non hanno rispetto a quel token specifico. Soprattutto se sei il creatore, quello che ha fatto il minting di quel token e possiedi una quota importante di quel token. Queste sono cose che poi vedremo nel dettaglio quando analizzeremo poi il codice sorgente. Questa transazione non è ancora finita. Guardiamo un po'. Un aspetto molto carino, ci sono alcune piattaforme che ti fanno seguire un mini corso, un mini tutorial, ma dura veramente 10 slide, una roba così, poi rispondi a una domanda o due e ti danno qualche euro equivalente in token strani e bizzarri, che se vuoi fare il cattivo li prendi e li vendi subito e li trasformi in qualcos'altro. Se invece il progetto, le slide che tu hai guardato ti sono piaciute, tranquillamente puoi decidere di dire, ma secondo me questa cosa è una bella idea, ha delle chance, ci credo, mi tengo quel token lì e vedo cosa succede. I miei figli hanno fatto un sacco di questi mini corsi qua per raccattare su 20-25 euro in tutto, non è che stiamo parlando di cifre enormi, però per loro sono divertenti, si sono scambiati poi un po' di cose l'un l'altro, li hanno usati su OpenSea, come diceva Roberto, per pubblicare un po' di NFT, insomma, stanno giocando con cifre da paghetta della settimana molto ridotta, via. Secondo me non funziona sulla Link by Network lo scambio, perché vedo che non arriva niente, ho già fatto 15 conferme, comunque vabbè, non è un grosso problema. Il concetto è che qui doveva portare una parte di questo in $9 USD,
E questa è quella cosa interessante di questo token UST, è che non è un token originale di rete Ethereum, ma è un token di Terra. Quindi tu puoi poi trasmetterlo su Terra e ti viene diciamo accettato dalla rete come token originale di Terra. E questa cosa veramente a me ha impressionato proprio dell'interoperabilità delle blockchain, che era una cosa che fino a qualche anno fa non esisteva. Quindi ci si concentra proprio, cioè il token acquista un valore incredibile perché è indipendente dalle blockchain. Secondo me questo è proprio un concetto totalmente nuovo che fino a qualche tempo fa non era possibile realizzare. Oggi invece è possibile realizzarlo. Un'altra cosa importante da dire su questo wallet è quando si crea questo wallet, all'inizio ti vengono dati delle parole chiave. Queste parole chiave tu devi salvarle da qualche parte, puoi stamparlo su un pezzo di carta, meglio non tenerle in rete, e queste chiavi che ti vengono date quando tu crei la tua diciamo il tuo wallet ti consentono di mettere, cioè di installare l'applicativo su un altro su un altro computer o su un telefonino e attivare lo stesso wallet su quel telefonino, disattivando questo wallet. Questo anche se perdi completamente il PC su cui hai il tuo wallet. Se tu inizi ad avere disponibilità di un certo tipo sulle cripto, è importante tutta la politica di gestione della sicurezza delle chiavi degli wallet. Ovviamente un wallet è fatto da due chiavi, la chiave pubblica è quella che si usa per scambiare il token online, che conoscono tutti ed è visibile sulla rete, e la tua chiave privata. Questa chiave privata deve essere mantenuta assolutamente segreta, perché se qualcuno riesce ad ottenere la tua chiave privata, di fatto ha l'accesso diretto al tuo wallet e quindi può scaricarti tutti i tuoi token, può fare hacking sul tuo wallet. Quindi c'è tutta una logica che andrebbe studiata con una sessione dedicata di qualche giorno solo al tema della sicurezza dei wallet, delle chiavi private e di tutto questo tema specifico. Se cade quello, cade tutto, quindi è fondamentale poi, se si andrà avanti con questo tema per interessi di vario genere, approfondire anche quell'aspetto lì, quindi la sicurezza della chiave privata che io posso andare, diciamo, a recuperarmi all'interno del mio wallet. Magari poi la prossima volta, quando iniziamo, installiamo insieme, chi vorrà partecipare alla sessione, installiamo insieme MetaMask, proviamo a scambiarci qualche token, poi iniziamo a scrivere il nostro, lo mintiamo e ci scambiamo il nostro. Questo è un po' l'obiettivo del prossimo giro di Valzer, essenzialmente. Dino, secondo te c'è dell'altro da approfondire? Ti sembra sufficiente? Dimmi tu. Mi sembra che abbiamo fatto un bellissimo volo d'uccello su tutto quello che è l'argomento. Abbiamo toccato tante cose, stiamo cominciando a mettere le mani in pratica, quindi vedendo delle cripto che si spostano da un token all'altro e da una blockchain all'altra, direi che dal mio punto di vista questa sera non c'è proprio lo spazio per andare ad aggiungere altro a tutto questo, e mi sembra che già di strada ne abbiamo fatta un bel po'. Dai ragazzi, fatemi sentire qualche voce, ditemi qualcosa. Niente, interessante, la prima volta che riesco a mettere le mani su qualche moneta, pur essendo puramente virtuale. Comunque interessante, carina questa storia qua. Si vedono tutti i meccanismi che sono complicati per lo spostamento dei soldi. Quello che mi chiedo io, visto la complessità del meccanismo, non potrà mai essere una moneta, uno strumento per tutti, quindi significa che non potrò neanche andare a spenderla dappertutto, perché molte persone non hanno accesso proprio a causa della complessità. È così?
Ma guarda, Damiano, in realtà cioè, queste complessità in una fase iniziale sono importanti da comprendere perché indubbiamente noi lo stiamo, cioè io il taglio che sto dando in questo momento è un taglio da sviluppatore barra programmatore, non è un taglio da end user che ti faccio vedere le tre applicazioni stupide sull'app del telefono e ti dico usale, cioè non è quello il nostro obiettivo di oggi. La cosa sicuramente impressionante che sto vedendo è che stanno uscendo le carte di credito che gestiscono direttamente gli UST e quindi tu praticamente hai una carta di credito Visa dove tu spendi gli UST che hai stoccati all'interno del tuo wallet cripto fondamentalmente. Quindi ci sono tutta una serie di semplificazioni. C'è da dire una cosa però, che queste semplificazioni sono anche molto rischiose perché, come par prima parlavamo della differenza tra la CEFI e la DEFI, cioè o tu ti fidi ciecamente dell'istituzione che ti sta mettendo a disposizione questo ponte tra il mondo reale e il mondo cripto, oppure, cioè, ci sono tanti se e tanti ma in questo momento. Secondo me non siamo ancora in questo momento a livello di un uso diffuso di qualsiasi di queste tecnologie nel mondo fiat, cioè è difficile dire sia possibile. Però per l'utente mediamente esperto, che è quello che magari ha fatto un po' di anni all'interno di piattaforme di trading online, che vuole andare un po' oltre quello che è la logica di diciamo di progetti di sistemi finanziari che danno un rendimento per speculazione di un certo tipo, e allora lì uno si diverte fondamentalmente, capito? Cioè, Ma, di contro ti posso dire che io sto usando una delle piattaforme che mettono appunto a disposizione anche la carta di credito. Sono molto più semplici, molto più immediate rispetto a MetaMask, che è molto trasversale, potentissimo sulle reti Ethereum-like, però ci sono anche applicazioni da cellulari, per esempio, che ti semplificano la vita moltissimo. Come giustamente fa notare Roberto, stai cedendo parte del controllo e parte della conoscenza a qualcuno in cambio di semplificazione sostanzialmente. Crypto.com, Binance, Celsius, ce ne sono veramente tanti di app che FTX che ti danno proprio una mano a gestire questa cosa. Alcuni impongono un KYC, quindi devi, a differenza di MetaMask, dargli la tua carta d'identità, il tuo nome, eccetera, e quindi vieni, conosciuto quello che è il loro cliente, KYC vuol dire Know Your Customer, e è quello che ti, in un certo senso, fa perdere un po' l'anonimato, ecco, che anche quella è comunque una parte del fascino di questo sistema. Io uso entrambe le situazioni, quindi uso sia MetaMask e la parte totalmente decentralizzata, uso anche invece questi facilitatori, non mi viene da chiamarli in un modo più gentile di così, perché mi sono comodi, perché avere la carta di credito e dare immediata spendibilità a quelle che possono essere alcune operazioni fatte con le cripto stesse mi piace molto e mi è utile. Direi che da di qui si apre poi un tema anche piuttosto vasto, spigoloso, con interpretazioni più o meno puriste di quello che può essere lo scenario. A me piacciono entrambe le strade, ecco. Sì, anch'io le uso, cioè anch'io continuo a usare i portali CFI perché comunque per certe operazioni soprattutto di scambio su alcune chain sono ancora necessari e soprattutto hanno un vantaggio che è quello di avere diversa liquidità disponibile in un unico punto centralizzato e questo ti dà un po' più di garanzie di costi contenuti
per evitare delle fee importanti quando tu lavori multi-chain o cross-chain essenzialmente, no? Quindi sì, ci sono ancora dei vantaggi a usare le SEFI, secondo me molto meno, molti meno rispetto a qualche tempo fa. Esistevano le DEX anche nel 2018, le avevo iniziate a usare, però erano tutte basate su degli applicativi Java che giravano su, cioè installare, devi fare, erano molto più complicate. Adesso è una web app. La web app è il famoso Web 3, è quello proprio che ti consente col tuo wallet di entrare sia su app mobili che app su PC, quindi MetaMask esiste anche sul telefonino, tutto sommato, quindi tutto sommato ci possono essere anche delle semplificazioni di quello che avete visto oggi già anche con MetaMask. Poi sono tutte cose, cioè bisogna capire anche uno cosa cerca. Lato mio, quello che mi affascina di questo mondo è sicuramente il fatto che quello che sta succedendo è riapplicare le conoscenze del mondo della finanza degli ultimi 100 anni in un mondo DeFi dove tu puoi andare a scrivere questi smart contract, avere i sorgenti, vedere come girano le liquidity pool, vedere come girano le logiche di prestiti, le logiche di... cioè tutte queste cose, ma toccarle con mano. Tu non sei, quando vai in banca non è che se chiedi un prestito gli dici sì, fammi vedere lo smart contract che mi consente di avere trasparenza nel prestito che mi fai, oppure se depositi soldi in banca dici scusa ma perché me li stai togliendo anziché darmeli, visto che io metto a disposizione la liquidità che tu potresti usare per fare dei prestiti a dei tuoi clienti. Qui invece tu vai su una piattaforma che ti consente di far prestiti a terzi e hai in tempo reale l'informazione di quanti prestiti sono fuori, di quanto vale in fee la parte che tu stai mettendo a disposizione, e quindi è tutto molto più democratico, decentralizzato, trasparente a dei livelli impossibili su altre piattaforme. Questa secondo me è la parte affascinante di questo mondo, che crea tante opportunità, indubbiamente. È ovvio che richiede uno studio non banale, perché tutti i giorni ne salta fuori una, ci sono gli hacker che saltano fuori e bucano i progetti, ci sono evoluzioni tecnologiche, di software, di smart contract che si aggiornano, cioè c'è veramente un mondo in subbuglio. Però è il fascino di questa cosa, è quella, secondo me, essere veramente mostruosamente complicati e mostruosamente affascinanti allo stesso tempo. Va bene, io per stasera direi che ho concluso. Spero che vi sia piaciuta questa introduzione, spero che abbiate imparato qualche cosa. Magari Riccardo, tu che hai fatto anche altri interventi e hai visto queste cose, conoscevi già tutto quello che hai visto oggi? Hai visto qualcosa in più? Hai qualche spunto interessante che vorresti approfondire poi meglio anche nella parte pratica? Intendi Riccardo io? Sì, tu Riccardo. Sì, sì. Ma a me è piaciuto molto l'escursus storico anche iniziale, perché come in parte ho vissuto qualcosa direttamente, ecco, sulla mia pelle, no? Altre cose più tecniche no, quindi mi ha affascinato sapere tutta la parte delle start-up, come si sono messi assieme poi le schede madri per creare i container, così, ecco, sono dei dettagli che mi sono piaciuti. E in generale ho apprezzato tutto l'intervento, mi ha fatto mettere alcuni puntini su delle cose che erano un po' sparse nella mia mente, perché io ho fatto tutto da autodidatta, quindi e sicuramente mi piace molto l'idea di creare il token e di provare a usare il codice nel prossimo incontro, ecco perché per me è proprio tutta una novità, quindi mi affascina molto. Sì, no, ma la cosa interessantissima di questa di questo percorso storico sulle ICO che non ho in realtà ho detto fino a un certo punto, perché un particolare che è un aneddoto molto carino è stato che ad un certo punto c'è stata una startup
Perché questa cosa di fare i container con dentro, mi era ventilata anche a me l'idea di fare una cosa del genere, cioè di mettere su un ICO e vendere container per fare mining in quel momento in cui l'hype era fortissima, su questo tema, no? E, però poi mi ero tirato un po' indietro perché era uscita questa startup che adesso non mi ricordo bene come si chiamava, che ha raccolto una quantità di soldi incredibile, mi sembra quasi, non voglio dire una stupidata, però 200-300 milioni di dollari, se non Ah, sbaglio, però. quindi una cosa a quei livelli, e praticamente dicendo benissimo, adesso che abbiamo raccolto tutti questi soldi, cosa facciamo? Iniziamo a costruire questi container, li metteremo in funzione. E praticamente quelli che hanno preso, diciamo, queste stock di questa ICO, praticamente guadagneranno un tot con un piano di programma, un business plan, eccetera, eccetera. Allora, dopo il primo mese, aspetta il primo mese, poi aspetta il secondo mese, poi arriva il terzo mese, poi iniziano a dire: ma ne hanno fatto solo uno dei 100 che volevano fare di container con i nostri soldi. Poi salta fuori che ad un certo punto uno dei soci ha bloccato la produzione dei container, si è tenuto tutti i soldi. Ah. Il risultato, praticamente, questo ha fatto una sorta di startup diversa, dove tutti quelli che avevano messo i loro soldi, tutto sommato, li avevano conservati lì, però poi alla fine, cioè, praticamente, lui era riuscito a guadagnare degli interessi che maturava su quei soldi che aveva raccolto, ma non si era messo Ma a costruire nessun container e non c'era nessuna fee di ritorno dalla produzione del mining, no? E quindi io c'ero rimasto male perché questi erano partiti prima di me, belli decisi con questo progetto, aveva raccolto un bordello di soldi, ma poi sono rimasto meno male perché ho detto, cazzo, questi qua erano proprio dei millantatori, cioè hanno fatto tutto sto casino e a chi ha creduto e investito in quel progetto non è andato quasi nulla, cioè praticamente nulla di quello che avevano promesso. E non è stata l'unica che ha fatto queste stupidaggini di ICO in quel periodo. Infatti, quel periodo è ricordato come uno dei periodi più di pirati che si erano presentati su questi Già. mercati semplicemente per fare delle azioni sconsiderate. E adesso il mercato sta diventando più maturo, le bolle sono scoppiate. I progetti si possono studiare, si può entrare nel merito, alcuni partono, alcuni hanno senso, altri muoiono, altri esplodono. Lo vedrai anche tu quotidianamente che cosa succede. Quindi, Sì. però c'è spazio, cioè è un mondo molto fluido. Bisogna farsi vedere qualche bella idea. Questo è. Eh sì, sicuramente il retro sarà interessante. Quando ne parleremo la prossima volta, magari catturerà l'attenzione. Esatto, magari su quello costruiremo delle idee. Ma sì, dalla governance dell'associazione per certe scelte, fino ad arrivare a logiche di crowdfunding, magari chi lo sa, poi cercheremo di farci anche supportare da qualcuno che ne capisce anche di normativa per poter sfruttare questi strumenti, se si vorrà fare questo passaggio un giorno, ecco, non è obbligatorio. Intanto giochiamo, poi capiremo. Certo. Va bene, ottimo. Grazie. Grazie a voi ragazzi e nulla, ci aggiorniamo al prossimo giro. Tu Riccardo Tononi invece volevi aggiungere qualcosa, anche tu sei un esperto di queste cose, quindi non ti ho sentito parlare No, questa sera. non aggiungo niente. Hai detto tante cose. Va bene. No, beh, cioè io, beh, conoscevo un po' tutto, tranne, ti dicevo che di smart contract ne avrò scritto uno tanti anni fa, quindi sarebbe Sì. Un un buon rinfrescare le cose, però. buon ripasso. Un Sì, buon ripasso. ce l'hai scritto qualche anno fa, sicuramente l'hai scritto anche tu in Solidity, Sì. probabilmente. Adesso è arrivato la versione 8, continua ad aggiungere funzioni, Proprio. aggiungere cose, eccetera, quindi sarà magari qualcosa di nuovo. Diciamo che in generale poi sugli smart contract ci sono anche nuovi linguaggi che andrebbero un po' studiati perché ci sono un po' di cose carine, specialmente nell'ecosistema Terra.
per fare sperimentazioni più evolute, però partiamo così e poi vediamo che succede. Va bene, ok. Allora, buona serata a tutti, grazie a tutti per la serata e ci aggiorniamo allora martedì prossimo, così mettiamo a scrivere il nostro bel token, ok? Ottimo, grazie a te. Ciao, buonanotte ragazzi. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Ciao. Grazie, ciao. Prego, ciao.